Il motto del nostro, nei nostri video, del nostro canale è La Bibbia è meravigliosa. Noi affermiamo con forza e lo dimostriamo che la Bibbia è perfetta, senza errori, senza contraddizioni, considerando i testi originali, e che quindi è veramente opera di Dio, e quindi vale la pena leggerla e sentire cosa dice. Il messaggio centrale è Gesù, lo affermiamo in tanti modi e in tante maniere, con i nostri video. Ci sono dei gioiellini all'interno veramente straordinari. Oggi ne vediamo uno nel libro dei Proverbi, al capitolo 30. Leggiamo al versetto 4, verso la fine: qual è il suo nome? E qual è il nome di suo figlio? E qui sta parlando di Dio. Chi è salito in cielo e disceso? Chi ha raccolto il vetro nel suo pugno? Chi ha racchiuso le acque? Parla di Dio e dice: qual è il suo nome? Qual è il nome di suo figlio? E qual è il nome del figlio di Dio? Il nome del figlio di Dio è Gesù. Bene, questo versetto è stato scritto circa 1000 anni prima di Gesù. Eppure, se noi andiamo a vedere l'originale, il nome Gesù sta proprio lì. Quando dice: qual è il nome? Shem. Qual è il nome di suo figlio? Beno. Qual è il nome di suo figlio? Cominciando da questa sh, questo significa nome, nome di suo figlio. Cominciando da questa shin, contando ogni 22 lettere, troviamo una yod. Contando ogni 22 lettere, troviamo una vav. Contando altre 22 lettere troviamo una Ayin, esattamente il nome Yeshua, Gesù. Quindi partendo da qual è il nome del figlio di Dio, qual è il nome del figlio di Dio, partendo proprio dalla parola nome e contando ogni 22 lettere esce il nome Gesù, Yeshua. È fantastico, 1000 anni prima della rivelazione concreta di Gesù. Quindi non potevano averlo fatto, non possono averlo fatto apposta. E 22 è un numero significativo, è il numero delle lettere dell'alfabeto ebraico. E quindi, tra l'altro, questa combinazione in questo punto avviene altre volte con diverse combinazioni di lettere, sequenze di lettere equidistanti, avviene altre volte, non solo una volta. Il nome Gesù si trova con sequenze anche superiori. Ma questa del 22 è una delle più interessanti, proprio perché 22 è il numero delle lettere dell'alfabeto ebraico. Allora, qual è il nome del figlio di Dio? In Proverbi 30, versetto 4. Proverbi 30, 4. Quindi 1000 anni prima di Gesù. Qual è il nome del figlio di Dio? Il nome è qui, Gesù, Yeshua. Adesso ve lo faccio vedere proprio nell'originale. Guardate un po', adesso vado a fare uno zoom così possiamo analizzarlo meglio. Questo è proprio l'originale, eh? Allora, cerchiamo di inquadrarlo bene. Ecco qua. Allora, questo è proprio il brano originale. Eh? Vedete qual è il suo nome? Ma Shemò. E qual è Uma Shem Beno? E qual è il nome di suo figlio? Allora, qui dove c'è scritto qual è il nome di suo figlio? Shem è nome. In corrispondenza di questa shin che appartiene alla parola nome, contando ogni 22 lettere, esce la parola Yeshua. Eccola qui, vedete? Quindi è veramente straordinario. Qual è il nome di suo figlio? Eccolo il nome di suo figlio, Gesù. 1000 anni prima di Cristo. È un fatto impressionante. C'è qualcuno che
ha criticato questi sistemi e dice che con questi sistemi si può trovare tutto. Non è assolutamente vero. Ci sono stati dei giornalisti tipo Drosnin che hanno utilizzato male questo metodo, ma il fatto che alcuni lo utilizzino male non vuol dire che sia un metodo scientifico. Doron Vizzum invece, quello che ha lavorato, e il matematico Rips, hanno fatto un lavoro invece splendido, hanno dimostrato che con un numero sufficientemente piccolo di caratteri, come in questo caso, il sistema è assolutamente scientifico e dimostra che non può essere un caso. Non può essere un caso. Se andate a leggere il loro documento scritto nelle più prestigiose riviste di matematica del mondo, vi accorgete che in effetti è chiaro che se noi utilizziamo un numero infinito di termini, infinito di lettere, è evidente che possiamo trovare quello che vogliamo, ma c'è una formula che stabilisce un numero minimo di lettere per le quali il metodo possa essere scientifico. Quindi lasciamo perdere le stupidaggini dei giornalisti, atteniamoci ai fatti scientifici. Fenomeni di questo genere, nella Bibbia ce ne sono migliaia, dimostrano che la Bibbia è parola di Dio e non di uomini. È un fatto assolutamente incredibile, impossibile. 1000 anni prima di Cristo, il nome Gesù, ogni 22 lettere, come nelle lettere dell'alfabeto ebraico, scritto in corrispondenza, qual è il nome del Figlio di Dio? Eccolo qua, Gesù. È un fatto che dimostra che la Bibbia è parola di Dio, non di uomini. Anche se uomini l'hanno scritta, ispirati da Dio, ma è di Dio, quindi perfetta e meravigliosa.